L'incontro con Benedetto Poma è avvenuto grazie all'invito della Galleria Arionte Arte Contemporanea di Catania, che mi ha proposto di visionare queste nuove opere nate dopo il lockdown. Si tratta di 41 nuove opere che a vario titolo esplorano il tema del classico e dell'antico. E in questa occasione ho avuto modo di approfondire la figura di questo protagonista della pittura contemporanea siciliana e di ripercorrere i suoi ormai 30 anni di carriera pittorica. Abbiamo scelto per questa mostra il titolo Incanto Mediterraneo, perché il Mediterraneo, la sua cultura, il suo passato, la sua tradizione sono all'origine di questa ispirazione che ha portato Benedetto Poma a concepire queste nuove 41 opere. È un antico variamente inteso, fenicio, greco, romano, e naturalmente visto con l'occhio di un contemporaneo che non può che attingere a questo mondo lontano nella dimensione postmoderna della citazione. E Benedetto Poma prende questi spunti dal passato e li vedete, sono molto manipolati, a volte persino violati, e vengono, diciamo, trattati con un colore aggressivo, talvolta persino violento, talvolta ancora con inserti materici. È un'esplorazione inedita del mondo antico che ci riporta a una radice lontana, ma allo stesso tempo a un riferimento culturale per noi mediterranei ineludibile. È molto bello ritornare al museo, ritornare nelle gallerie, ritornare a guardare l'arte da vicino, perché questa forma di fruizione è insostituibile, come ogni didattica è insostituibile dalla didattica a distanza, e quindi allo stesso modo il rapporto con l'arte non può essere mai davvero sostituito dalla mediazione di uno schermo. Ritornare al museo, ritornare in galleria, significa proprio riappropriarsi di uno spazio di bellezza che ci è stato in certo senso sottratto. La scorsa estate, in un viaggio fatto nella mia terra, nella mia amata Sicilia, sono andato a Mozia. Parliamo del versante palermitano, parliamo di Salina e parliamo di questo isolotto che è a pochi chilometri dalla terraferma e ai primi del Novecento degli scavi fatti da un inglese, uno straniero, che per caso venne in Sicilia colto dal Mal d'Africa, comprò un vigneto e trovò dei vasellami, poi trovò delle piccole anfore di vetro e poi cominciò una campagna di scavi che durò degli anni e tra le tante cose trovò un elemento che il Kuros di Mozia, che vedete nel quadro accanto a quel rosso alle mie spalle, che è diventato il simbolo dell'isola di Mozia, ma anche il simbolo della nostra cultura siciliana, perché quella statua lì ha fatto il giro del mondo. Quando è stata trovata, in realtà era quasi per metà seppellita sotto un muro di cinta, è stata restaurata e tutt'oggi si può ammirare a Mozia. Io in questo viaggio, rivedendola, in effetti ho sentito il bisogno, la necessità di fare dell'altro.